ben trovato Pomicino, o ministro. Ben trovato a voi, peraltro avete un nome e una speranza. Ecco, appunto. Io ritengo i 5 Stelle una anomalia oggettivamente del sistema politico. Vede, se lei domanda a uno del Partito Democratico chi è, lui risponderà: sono un democratico, che non significa niente. Io ho parlato l'altro giorno di Bonafede, che è una incompetenza assoluta, meno che meno il nostro amico napoletano della provincia di Napoli, pomiglianese, Luigi Di Maio. Però le chiedevo di Conte, mi perdoni, le chiedevo di Conte, non mi ha espresso un giudizio Conte, diretto. Conte appunto, come dire, che il signore le passa e che casualmente è dovuto intervenire perché è chiamato a soccorrere un sistema politico che non aveva la capacità di individuare e c'è riuscito, il Presidente del Consiglio. C'è ma, riuscito. Insomma, ma il Presidente del Consiglio è apparso ad alcuni come un autorevole personaggio solo perché non urlava rispetto a quelli che urlavano, e tentava sempre la mediazione tra Di Maio e Salvini. Ma a mio giudizio è un Presidente del Consiglio di ordinaria amministrazione. Noi abbiamo lasciato un paese ritto con un debito sostenibile. Beh, pieno anche, però mi consenta, pieno anche di insomma, questioni discutibili, ecco, appunto, l'ha menzionata Tangentopoli, eccetera. Voi non dovete, sì, ma questo... Passano gli anni, ma siete sempre lucidissimi. Noi abbiamo il concetto dell'eternità e quindi questo ci aiuta un po' berlusconiano come concetto, se vogliamo. È l'unico punto che ci ha perduto, per la verità. Io sono per i 120, come diceva Berlusconi. La cosa bella è che si trova per strada e l'abbiamo beccato proprio così. Eccolo lì, Pappi Corsicato, ben trovato l'antivirus. Salve, buongiorno, c'ho la mia cuffietta, ora me la levo, che sennò non si capisce nulla. Ecco, come va? Bravo maestro, a me va benissimo, a lei come va? A lei va meglio degli altri, perché in quarantena sta andando alla grande questa serie TV in onda su Rai 1, Vivi e lascia vivere. Ieri sera ha avuto un successo enorme e sta salendo di ancora, quindi sono molto contento, devo dire. Maestro, del resto è un po' il percorso, se vogliamo, che ha intrapreso lei a New York, si è fatto strada lì, è stato assistente di Almodovar, insomma, si è costruito bene lì, perché lei non è soltanto un regista, ma è stato attore, è anche un artista tout-court. Più o meno. Vabbè, però ha avuto delle grandi esperienze. Che cosa vuol dire vivere da artisti, più che da registi, oppure addetti alla comunicazione? Secondo me, questo vale, per tutti, non soltanto per chi è un artista, si muove nel mondo del cinema o dell'arte. Ovviamente, la cosa importante è che è molto curioso verso tutte le forme d'arte, tutto quello che ci succede attorno, che pure ci arricchisce, ci cambia anche la prospettiva. Ti chiederei che fase stiamo vivendo però in questo momento, una fase 2 della gastronomia, della ristorazione, che cosa sta accadendo e tu come la interpreti? Allora, la cosa naturale che il governo ci sta chiedendo di fare, tra virgolette anche non dicendolo direttamente, è quella di non... Tu se potessi così dare un contributo a questo governo, che cosa suggeriresti dall'addetto ai lavori che sei? Intervenire sull'aspetto contributivo, sia dei dipendenti, sia per quanto riguarda tutto l'aspetto delle tasse, anche sulle bollette, secondo me si poteva fare un buon lavoro. Quindi... Senti, ma la cassa integrazione è arrivata, tu che hai tanti dipendenti, insomma. Allora, non è arrivata la cassa integrazione. Questi 600 euro che dicono di dare per le partite IVE, una volta si chiamano imprenditori, adesso partite IVE, sembra quasi un'offesa, perché io non voglio discriminare, non voglio essere superiore, non voglio essere nulla, però credo che un imprenditore che ha tanti dipendenti, che paga tasse, che crea indotto, che fa tanto, che muove veramente tanto, stare allo stesso piano di una signora che fa la badante vicino a una persona anziana, mi sembra la cosa non equa, cioè non mi sembra bilanciata.